Ciao a tutti ragazzi, scommetto che volete aprire un canale su YouTube, però ancora non sapete registrare lo schermo del vostro computer. Eh sì. Bene, niente paura, siete capitati nel video giusto. Questo è il video che fa per voi. Per registrare lo schermo del vostro computer dovete scaricare un programmino che faccia ciò. Su internet ce ne sono praticamente una marea, ci sono i programmi gratuiti e i programmi a pagamento che ovviamente sono più professionali. Io ve ne farò vedere alcuni che secondo me sono i migliori. Bene, procediamo. Il primo programma che vi consiglio si chiama Open Broadcaster, è un programma totalmente gratuito ed è disponibile per la piattaforma Windows, Windows 7 o Windows 8, oppure per la piattaforma Linux o OS X. È un programma in versione beta, ma state tranquilli, potete scaricarlo tranquillamente perché è una versione abbastanza stabile. Adesso io l'ho già scaricato e ve lo faccio vedere. Questa è l'interfaccia del nostro programmino, è un'interfaccia abbastanza semplice. Al primo avvio questo programma va configurato. Per configurarlo andiamo sul menu in alto e clicchiamo sulla voce Impostazioni e successivamente ancora su Impostazioni. Ci apparirà questa finestra dove possiamo settare i nostri parametri. Andiamo su Parametri Broadcast la prima volta e qui su Modalità scegliamo solo su File. Io l'avevo già scelto perché l'ho già scaricato. Qui inoltre scegliamo il percorso dove vogliamo salvare le nostre registrazioni. Poi qui possiamo settare anche altri parametri come vogliamo, per esempio possiamo settare, qui dobbiamo salvare i cambiamenti, diciamo di sì. Possiamo settare i parametri video, per esempio scegliere la risoluzione da utilizzare. Possiamo settare i parametri audio, per esempio scegliere il dispositivo da cui registrare, eccetera. Come vedete è un programmino abbastanza completo per essere gratuito. Gli diamo ok. Bene, adesso dobbiamo selezionare la sorgente da cui registrare. Come potete vedere, qui c'è un riquadro bianco dove possiamo selezionare diverse sorgenti di registrazione. Eh sì, perché questo programma permette appunto di registrare da più sorgenti contemporaneamente. Quindi possiamo registrare lo schermo e contemporaneamente possiamo registrare anche il video, per esempio, dalla nostra webcam. Adesso vi faccio vedere come aggiungere le sorgenti. Dobbiamo spostare il cursore su questo quadratino, cliccare con il pulsante destro, ci appare la voce aggiungi. Qui ci appare questo menu dove scegliamo cosa vogliamo registrare. Io per esempio voglio registrare il desktop e gli dico qui cattura schermo. Gli do un nome che voglio io, per esempio desktop. Ok. Qui ci esce una finestra per settare i vari parametri, gli diciamo pure ok. Attenzione, area attiva, vabbè, questo qua lasciamo perdere. Era un messaggio di avvertimento. Bene, qui abbiamo la prima sorgente che è il desktop. Per registrare basta premere qui al pulsante avvia registrazione. Inoltre, come ho detto prima, possiamo aggiungere anche una seconda sorgente o una terza, quanto ne volete voi. Per esempio, qui se voglio aggiungere una webcam, clicco sempre con il pulsante destro del mouse, aggiungi e qui vado su, per esempio, dispositivo di cattura video. Lo chiamo come voglio, webcam, chiamiamolo così. Ecco, vedete, qui vi escono i parametri di configurazione della webcam. Una volta configurata, gli date ok ed ecco qui, avete anche come sorgente di registrazione la webcam. Per avviare la registrazione sempre cliccate su Avvia la registrazione e il programma registrerà sia il desktop, cioè quello che succede sullo schermo, sia la webcam, cioè quello che la webcam sta riprendendo. Ok, vi faccio vedere anche un esempio di come registra questo programma. Vedete qui il video si vede che è abbastanza fluido, quindi è un programma che va bene per essere gratuito, è un buon programma. Ok. Il prossimo programma che vi presento si chiama Debut Video Capture Software, scaricabile dal sito www.nchsoftware.com. È un programma a pagamento, costa all'incirca sui 30 dollari, quindi se non erro dovrebbe costare sui 25 euro o giù di lì. Essendo un programma a pagamento è più professionale, io qui ve lo faccio vedere, a me è già scaduta la licenza gratuita, però vi faccio vedere l'interfaccia come appare, eccola qui. Possiamo scegliere il formato di registrazione, le opzioni dell'encoder, le opzioni video, eccetera. Inoltre possiamo aggiungere alla nostra registrazione qualcosina in più, come per esempio un testo visualizzabile su schermo per il commento, per i commenti del nostro video.
e altre chicche, per questo è a pagamento. Un altro programmino per registrare è il cosiddetto GeForce Experience. GeForce Experience è, diciamo, in un certo senso gratuito. Perché? Perché questo programma ve lo danno assieme ad una scheda grafica GeForce che acquistate. Su questo programma c'è anche la funzione di registrazione, si possono registrare gameplay con un framerate veramente ottimo, e per poter registrare con questo programma dovete avere una scheda GeForce GTX superiore, mi pare, alla serie 5. Questa è l'interfaccia di GeForce Experience, abbiamo diversi strumenti qui utilizzabili. Lo strumento che appunto registra il gameplay si chiama ShadowPlay, eccolo qui, ci clicco. E vedete, per poter essere utilizzato ha bisogno di una scheda GeForce GTX serie 600, cioè superiore alla serie 5, quindi serie 6, 600 o superiore, oppure una scheda GTX per notebook serie 660M o 670MX, eccetera. Bene, un altro programma per registrare si chiama Fraps, scaricabile dal sito www.fraps.com. È un programma a pagamento, costa solamente 29,95 euro. Ora vi faccio vedere l'interfaccia, eccola qui. Potete scaricare la versione di prova gratuita che vi permette di registrare video di durata massima di 30 secondi, però potete provare tutte le opzioni del programma ed è molto semplice da utilizzare. Vi faccio vedere come funziona. Per esempio, se voi volete registrare quello che accade sul desktop, voi basta che spuntate qui questa casella nel menu General e poi per iniziare a registrare basterà premere il pulsante F9 che è settato dal programma di default. Vedete qui nel menu Movies, per iniziare la registrazione si preme F9, poi potete settarlo anche come volete voi, potete scegliere un altro tasto. Se invece volete registrare un gameplay, come bisogna fare? Dobbiamo togliere la spunta qui da Monitor Aero Desktop, lasciare il programma attivo, riduciamo icona, far partire il gioco e a gioco partito, se vogliamo registrare, dobbiamo semplicemente premere il tasto per iniziare la registrazione, che di default, come ho detto prima, è impostato a F9. Vi accorgerete che Fraps sta funzionando perché su un lato dello schermo vedrete dei numerini che cambiano continuamente, che rappresentano il frame rate dello schermo. Quei numerini, quando Fraps è in standby, sono di colore giallo, mentre state registrando diventano di colore rosso. E questo era Fraps. Ultimo programma che vi consiglio per registrare e che sto usando anch'io in questo momento per registrare lo schermo si chiama Camtasia Recorder 8. Ecco, vi faccio vedere l'interfaccia, eccola qui. Io in questo momento sto registrando il mio video. Questo è un programma a pagamento che vi viene fornito insieme a Camtasia Studio 8, che è un programma di editing video. Vi faccio vedere il sito. Eccolo qui, il sito di TechSmith, dove potete scaricare la versione di prova gratuita di Camtasia Studio 8, che includerà anche il software di registrazione che si chiama appunto Camtasia Recorder. Questo è un programma a pagamento, costa un pochettino, costa 250 euro, però io ve lo consiglio se volete fare, diciamo, iniziare a fare dei video semi professionali, delle registrazioni di buona qualità. È un programma che vi consiglio di acquistare. Comunque, come ho detto prima, potete anche scaricare la versione gratuita e provare per 30 giorni tutte le sue funzionalità. Bene, per oggi è tutto. Come si dice, enjoy con questi programmi di registrazione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.